settimana scorsa siamo con Emiliano Adamoli, portiere dell'Elite. Allora Emiliano, fino a quando sei stato in campo hai fatto delle grandi parate, poi c'è stato quel infortunio alla fine del primo tempo che praticamente all'inizio del secondo poi ti ha fatto uscire. Sì, la partita è stata approcciata bene a tutti i ragazzi, abbiamo espresso il nostro gioco in casa che era la nostra roccaforte, ma comunque abbiamo giocato benissimo alla pari con una delle squadre che potrebbe vincere il campionato insieme al Golfo. E no, niente, ci tenevo a questa partita perché sono la mia ex squadra, ci ho passato degli anni e sono contento delle parate del primo tempo, 2-3 decisive direi. Poi purtroppo a fine primo tempo ci mi sono scontrato l'attaccante loro e mi è arrivata una dura sul quadricipite. Adesso ho provato a stringere i denti ma non ce l'ho fatta. Sì, difatti ho visto che c'è stato anche a un certo punto all'inizio del secondo tempo c'è stato un passaggio indietro di un tuo compagno che ti ha messo in difficoltà, poi subito dopo hai chiesto il cambio. Sì, ho provato come ho potuto, per caso speravo nel miracolo, ma niente. Poi mi sono accorto di essere un peso per la mia squadra perché mi fa anche a ripartire dal basso, perché nel nostro gioco il portiere è fondamentale nell'impostazione, e allora ho chiesto il cambio perché ero proprio, non potevo continuare a giocare. Ok, grazie, in bocca al lupo per la tua guarigione. Grazie mille, arrivederci. Ciao.